Buongiorno ragazze, da quanto tempo che non registro qualcosa, che non torno qui su YouTube? Devo dire che devo anche riabituarmi perché saranno passati credo più di 2 mesi. L'ultimo video dovrebbe risalire a novembre, metà novembre. Siamo a fine gennaio. Ultimo giorno del mese, domani febbraio. Questo gennaio è stato abbastanza lungo, devo dire. Però mi è mancato tanto non tornare su questi schermi. Ci sono state delle novità che vi avevo già accennato in uno degli ultimi video che stiamo portando avanti. Se sentite un po' di casino è perché c'è lì, dietro l'isola, Tommy, che come sempre, come ogni mattina, apre i cassetti dell'isola appunto e toccaccia un po' di cose, niente di pericoloso, quindi lo lascio fare, poi mi tocca però riordinare tutto, vero signorino? E quindi, insomma, questo rumore proviene da Tommy che sta trafficando un po'. Comunque dicevo, sono stata impegnata, sono tuttora impegnata, cioè in realtà anche oggi, però ho detto voglio registrare un video per le ragazze, voglio farmi vedere, voglio salutarle, chiacchierare un pochettino con loro, perché in tante, su Instagram in direct mi avete chiesto: Giada, ma che fine hai fatto su YouTube? Non registrerai più video su YouTube, ci manchi quando torni. E quindi mi avete dato la voglia, insomma, di tornare con un nuovo video, quindi eccomi qui. Davvero non vedevo l'ora, devo essere sincera, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, ho sempre amato fare, però ultimamente è diventato un po' difficile, perché comunque non sono quasi più a casa durante tutta la giornata. Sapete che dopo il compleanno di Tommy abbiamo iniziato a realizzare party kit su richiesta e non pensavamo che il progetto andasse così bene. Abbiamo tanti ordini da gestire, tante cose da fare che ci occupano tempo, al quale dedichiamo tempo, passione e vogliamo fare le cose fatte bene, ovviamente. Quindi sono sempre dai miei, perché il nostro ufficio, chiamiamolo così, è appunto lì dai miei, abbiamo tutto lì, quindi io vado così, lavoro insieme a mia sorella. Perché lavorando insieme riusciamo proprio a essere più veloci, ci confrontiamo meglio che non, nel frattempo chiacchiera, che non a lavorare separatamente, quindi io da qui e lei da casa, perché lei vive ancora con i miei, più piccola, e quindi vado là. Poi andando lì, lavorando con lei direttamente, ho mia mamma e mio papà che mi tengono Tommy. Sono in pensione, quindi sono a casa e guardano lui mentre noi ci dedichiamo a tutti i progetti, tutte le grafiche, eccetera, all'assemblaggio. Ogni tanto ovviamente vengo interrotto perché comunque sono lì, lui mi vede, magari mi cerca, vuole la coccola, vuole attaccarsi perché lo sto ancora allattando. Non più tanto come all'inizio, ovviamente, però è un momento tra di noi che ancora non si è interrotto. Io avrei voluto provare ad iniziare a staccarlo dopo l'anno. Ci ho provato un pochettino, però poi lui me lo cerca e quindi, vabbè, ho detto finché ce n'è, continuiamo. Tanto a me in realtà non dà, non pesa, comunque sono a casa, non ho l'impegno del lavoro dove devo staccare, stare lontana da lui tante ore e quindi alla fine ho deciso di continuare ad allattarlo. Quindi appunto mi stacco magari per allattarlo quei 10 minuti, magari per giocare un po' con lui, perché magari mi vede, appunto vuole stare un attimo con me. Però per il resto riesco a lavorare con tranquillità, cosa che invece non sarei riuscita a fare qui da sola con Tommy. Per questo sono sempre a casa dei miei e non ho mai tempo per registrare un vlog, per chiacchierare, per mostrarvi qualcosa di nuovo, per raccontarvi un po' come sta andando anche la vita da mamma. Ormai Tommy ha 15 mesi, li ha compiuti l'altro giorno, quindi è diventato grande, è un bimbo ormai, dico autonomo perché ovviamente è ancora piccolo. Però adesso cammina bene, inizia a distrarsi da solo giocando, quindi si perde un pochettino via da solo. Non ancora tantissimo, però magari fa delle 20 minuti che sta magari tranquillo a giocare da solo. E proprio con anche Carnevale, tra l'altro. Vero Tommy? E ho ordinato un vestito su Vinted alla fine, lo volevo prendere nuovo.
però quello che volevo non lo trovavo, quindi alla fine l'ho trovato su Vinted, l'ho preso su Vinted. Incrociamo le dita, speriamo che arrivi in tempo, perché questo sabato ci saranno i carri qui da noi, quindi la sfilata con tutti i carri molto belli, tra l'altro, vero? E noi siamo ancora con il pigiama di Natale, tra l'altro. Piccola interruzione, ha voluto attaccarsi, quindi quando lui decide che bisogna, cioè che si deve attaccare, devo attaccarlo, perché altrimenti non sto tranquillo. Quindi 5 minuti così e poi iniziamo a prepararci, perché comunque fra poco dobbiamo anche partire, altrimenti non combino niente questa mattina. Ok, posso finire il discorso di prima, perché si è già staccato, sta proprio attaccato 5 minuti, però sono quei 5 minuti che lui insomma cerca volentieri durante la giornata. Dicevo, ho preso il vestito di carnevale, speriamo che arrivi in tempo, perché la festa è appunto sabato e in teoria il pacco è in consegna entro il 5, che è lunedì, e la festa è il 3, quindi speriamo che arrivi prima. Incrociamo le dita e che gli vada bene la taglia, altrimenti niente, cambieremo vestito. Il signorino, tra l'altro, ha imparato, quando trova il telecomando sul divano, ad accendere la TV. Alexa, spegni sala pranzo. Tra l'altro dovremmo anche cambiare di nome, perché una volta, se vi ricordate, qui avevamo il tavolo, invece adesso abbiamo messo il divano, comodissimo, vi dico la verità, perché quando io sono in cucina a preparare la cena e quant'altro, comunque a cucinare o a sistemare, fare qualcosa, insomma la zona che alla fine vivo di più della casa, lui almeno è qui tranquillo, sale, scende dal divano, gioca, c'è il suo tappetone giochi. Qua abbiamo messo, dicevo, un tappetone giochi di Evitas, molto bello, questo è pieghevole e quindi lui gioca qui, poi c'è il riscaldamento a pavimento, quindi in realtà il tappeto resta anche sempre molto caldo ed è super piacevole. E tra l'altro sui tappeti di Evitas, magari ve lo segnalo anche qui su YouTube, c'è uno sconto del 20% su tutti i prodotti della linea Evibel, che è il marchio di Evitas, inserendo Evibel Giada. Comunque in info box vi lascio tutti i dettagli, bellissimo, noi ce l'abbiamo da circa 2 settimane questo modello ed è davvero super. Altro aggiornamento, le cagnoline sono sempre qui con noi. A volte mi chiedete, ma ci sono ancora Gioia e Mocca? Vivono ancora con voi? Assolutamente sì, non potremo fare a meno di queste piccoline. Qui abbiamo Gioia, che è sempre sul divano, e qui abbiamo Mocca, che adesso è sul divano e non sulla copertina, perché di solito cerco di farle stare sulle copertine, almeno non riempiono di peli il divano. Anche Mocha comunque sta bene, ogni tanto fa un controllo per vedere che sia tutto spento, che l'infiammazione insomma non si sia ripresentata. Ormai è da un anno che non c'è più e siamo molto contenti, quindi insomma anche lei super in forma come la Gioia. E ovviamente sono sempre con noi, vero? Dove andiamo io e Tommy vengono anche loro, infatti quando vado dai miei, come vi dicevo prima, prendo Tommy, ma prendo anche le signorine. Andiamo, Gioia, sei pronta? Ecco, ho fatto andare il sasso sotto. Sei pronta? Fa vedere come giochi con Gioia. Vai, gioca con Gioia, vai, vai, fa vedere come sei bravo, come ti diverti, vai. Si diverte a rincorrerle e loro scappano. È vero? Dov'è Gioia? Dov'è Gioia? È lì. Cosa? Cosa c'è? Siamo pronti, ci siamo preparati. Sì, io che Tommy oggi mood orsetti, abbiamo tutti e due la felpa con gli orsetti. Andiamo dai nonni, carico tutta la macchina, tra cagnolini, zainetto, le mie cose, Tommy, insomma, sempre super carica parto. E dopo, quando sono là, magari vi faccio vedere qualche creazione che abbiamo realizzato. Siamo arrivati, io sono già pronta, operativa, ho posizionato l'ultimo party kit che deve partire qui. Ovviamente il party kit può essere composto dagli elementi che volete, con le quantità che vi servono, quindi in base alle vostre esigenze, alla quantità di invitati che avete. Ho fatto le foto, ora preparo il pacchettino. Prima però vi faccio vedere, visto che questo tema
ci piace particolarmente. Ed ecco qua, tutto pronto. In questo caso ci è stato richiesto bolle di sapone, che le abbiamo fatte in due varianti. Questo è il tema Teddy Girl, che raffigura questo orsetto troppo cute. Questo l'abbiamo scelto anche per il battesimo di Tommy, ad esempio. E in questo caso, essendo per una femminuccia, abbiamo messo il fiocchetto rosa. Isabel compierà un anno e appunto ha scelto le bolle di sapone. Una è questa variante e l'altra invece è questa. E poi tutta la grafica viene riproposta in tutti gli elementi, in questo caso scelti dalla mamma, quindi le chips box. Questi sono appunto dei contenitori da mettere sulla tavola, che servono per tenere le patatine, i popcorn, i salatini. Poi i topper da mettere sui salatini, sulle brioche, sui panini o anche sui pasticcini. Ce ne sono anche in questo caso di due varianti. E poi le etichette. Queste sono le etichette che andranno applicate sulle bottigliette di Coca-Cola. Queste invece le etichette dei succhi e queste le etichette delle bottigliette d'acqua. Noi mandiamo già tutto pronto, tagliato, con il biadesivo dietro, così l'applicazione risulta più veloce, perché è già tutto pronto, bisogna solo togliere l'adesivo e attaccarlo poi sulla bottiglietta in questione. Invece qui passiamo a una cerimonia, una cresima. Ci è stato ordinato il quadretto, arriva però soltanto la stampa senza la cornice. Poi i tag, questi sono i tag di ringraziamento, si possono utilizzare magari anche come non so, segnaposto sulla tavola. Questi più piccolini invece sono i tag da mettere sulle bomboniere, piccoli piccoli. E poi ci sono gli inviti cartacei, questo è l'invito, ho coperto l'indirizzo per una questione di privacy, e tutti hanno la bustina rosa antico di questo bellissimo colore, lo trovo molto elegante. L'invito poi è stato chiuso con questo nastro in chiffon stupendo, mentre questo sul bordeaux sarà per la madrina, quindi all'interno c'è l'invito e poi all'interno c'è anche un altro bigliettino dove appunto viene chiesto alla persona se vuole essere la madrina della cresima di Caterina, e quindi è un invito più particolare. Ora l'abbiamo già chiuso, quindi non ho modo di farvi vedere l'invito, insomma la proposta fatta alla madrina, ma è molto bello, tutto confezionato insieme. E le buste, gli inviti cartacei, così li trovo davvero molto eleganti. Ora preparo anche questo pacco, così oggi spediamo loro e dopo ci occupiamo di altre grafiche, perché in questo periodo abbiamo tanti tanti ordini, più che altro perché stanno arrivando poi i battesimi, le varie cerimonie, quindi c'è più richiesta. Siamo arrivati a casa, ci siamo fermati a cena dai miei, visto che qualcuno era a fare l'ennesimo corso di padel, quindi ne ho approfittato, ho mangiato con i miei e nulla, siamo arrivati a casa da poco ed è bastato giusto qualche secondo per ridurre così il soggiorno. Cioè, quanto è veloce tirare in giro i giochi lo sa soltanto lui. E niente, adesso devo andare a recuperare nel baule tre cosine che ho preso oggi per le pulizie, che ho trovato da te, dopo magari ve le faccio vedere, così sistemo quelle. Doccia, pigiamino Tommy ce l'ha già, quindi lui è già a posto, spero che si addormenti abbastanza presto, perché in realtà ha fatto un pisolino piccolo oggi, solo di un'oretta, così magari ci guardiamo qualcosa se riusciamo, perché ultimamente facciamo fatica a guardare una serie TV, guardare anche un film, un pezzettino, cioè guardiamo tutto a puntate, perché facciamo fatica ormai. Però vabbè,
si sa che è così con un bimbo piccolo. Ragazze, rieccomi. Alla fine ieri non sono riuscita a chiudere il video perché Tommy non voleva saperne di dormire. Alla fine si è addormentato insieme a noi nel lettone alle 11 di sera. Quindi, nonostante abbia dormito poco il pomeriggio, è stato sveglio fino a tardi. Io non so come facciano quelle mamme che mi dicono: il mio bimbo lo metto a letto alle 8, 8 e mezza, si addormenta e dorme tutta notte. O comunque non si sveglia e quindi tira fino al giorno, magari fa dei risvegli durante la notte, ma comunque di base continua a dormire. Lui, se si addormenta verso orario di cena, che siano le 7 e mezza, le 8, magari mi dorme un'oretta, un'oretta e mezza, però poi si sveglia. Sarà probabilmente che Mari non è abituato ad andare a letto presto. Però davvero, se avete il segreto e volete confidarlo anche a me, come fate a mettere a letto i bimbi così presto e far sì che se si svegliano comunque poi si riaddormentino, fatemelo sapere, perché con Tommy, cioè, è impossibile. Lui si dorme orario di cena, poi si sveglia prima che venga ora per noi di andare a letto e vuole stare sveglio per poi addormentarsi un paio di ore dopo. E quindi niente, ieri invece non si è neanche addormentato, orario di cena, ha giocato, sto facendo un casino, ha giocato tutta sera e poi si è addormentato ma con noi nel letto, quindi alla fine mi sono addormentata anch'io e non ho più chiuso questo video. Sono andata a prendere, cioè, sono andata a fare un giro e ho trovato questi prodotti di pulizia che mi incuriosivano, li ho visti spesso su Instagram, della marca The Pink Stuff, e quindi ho voluto provarli. Questi sono i prodotti che ho preso. Allora, questo è un detergente multiuso a spray che si può utilizzare ad esempio sulla cucina o anche in bagno magari. Poi ho preso questo che ho provato proprio stamattina, è una sorta di Cif, però rosa, un rosa delicato, anche una buona profumazione, e devo dire che come prima impressione mi è piaciuto, pulisce bene. E poi per il WC, anche questo l'ho provato questa mattina, anche lui non mi dispiace, l'ho lasciato agire una decina di minuti, ho lasciato il WC molto pulito, bello profumato ed è decisamente rosa il gel, proprio un fucsia, bello, bello acceso. E questi prodottini, come vi ho detto ieri, li ho trovati da Teddy. Se non doveste avere Teddy nelle vicinanze, so che ci sono anche su Amazon, quindi magari date un'occhiata lì. Adesso vado a recuperare qualcuno che in tempo record ha già fatto di nuovo casino e che si mette dietro la tenda. Dai, che no, facciamo tardi, anche oggi una marea di cose da fare. E niente ragazze, vi saluto perché a quanto pare Tommy non vuole farmi chiacchierare con voi. Adesso mi sono messa qui, lo stavo per prendere appunto per prepararlo per andare e ha voluto la coccolina, si è attaccato un attimo. Stamattina ancora non l'avevo attaccato, infatti mi ha cercato subito appena l'ho coccolato. Quindi un attimo, un momento di coccola tra me e lui. Prende un po' di latte perché, come vi ho detto, non so se l'ho detto qui o su Instagram. Cioè su Instagram sono sicura, non so se l'ho detto anche qui in questo video oggi. Basta, è già a posto. 2 minuti sono sufficienti per lui, però li vuole, quindi niente, continuiamo così. Dicevo, non prende il latte, il latte di crescita o il latte fresco, ho provato ma non c'è verso, lo sputa, e quindi sto continuando poco perché in realtà prende poco latte, cioè si attacca a volte per coccola, a volte perché magari non vuole quel goccino anche di notte, quindi sto continuando ad allattarlo e nulla. Forse adesso lo cerco ancora, quindi direi di chiudere il video. Spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se siete contente che sono tornata, che siamo tornati. Spero di tornare attiva. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo, ve lo prometto, molto molto presto.